I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Allora, ok, primo video. Mi sistemo. Galoppo. Dai, neanche male. Ok. Sto guardando solamente come mettevo i piedi. Per attenzione. Qua non si vede, ma ha tirato una mini sgroppata. Ok, ripartiamo. Lei sempre molto tranquilla. Ok, tratto questa coda, parto un po' all'ultimo qua, eccola. Lei voleva fare un partenzone, io le dico di no. Mamma mia quanto sbracciavo, perfetto, ma quasi ferma. Insomma, poveretta, però era proprio un galoppo, cioè è stata brava lei che l'ha mantenuto tale, perché era un trotto veloce più che altro. Eccola, qua, fantastico, distanza stralunga, brava. Ok, prossimo video. Questo è stato uno dei miei primi salti al galoppo. E niente, storta. Quel giorno lì avevo anche fatto un salto più alto. Quella barriera lì. Vabbè, dai, è andata bene. Allora, uno bene. Ed era un oxerino, perché faccio sempre percorsi con un solo oxer. Ok, tagliato un po' in fondo. Dai, andava bene questa partenza. Ripartiamo. Daran, daran, daran. Corta. Proprio sempre molto giuste le nostre distanze, sempre il piede. Altra partenza venuta decentemente. Anche qua ho tagliato tutto l'angolo, dai. Dai, insomma. Sempre drittissime. Nostro mood. Ed eccola la rimessa. La stavo aspettando. Prima, tra l'altro, su quelle onduline là che avete visto prima, il 2, avevo fatto una precessa incredibile. Altra rimessa. Qua l'ho spinta un po' io, poveretta. Ok. Qua ripartiamo, dai. Facciamocela andare bene. Tutto questo giro incredibile per andare a fare il mio ultimo salto. Qua poi è stata la mia istruttrice a dirmi di spingermi, dice, ma metti le gambe addosso. Allora qua partiamo, suona la campana, tralasciate vi prego come montavo, questa era una 30, la mia prima garetta di salto, per questo era comunque anche abbastanza realistico. Qua trot galoppo top. Io volevo fare il percorso al galoppo, completamente, tranquilla. Davanti al salto metto le gambe e uno si ferma al trotto. Bravo, scavalca l'uno, lo usiamo ancora tra l'altro con le barriere. Vedete che stavo super indietro perché ero caduta da una pony, quindi mi dicevano stai sempre indietro. E io l'ho preso un po' troppo alla lettera. Due, lui dava sempre questi salti strani con una zampa in avanti, l'altra tutta tirata indietro. Vabbè, era un po' particolare, diciamo. Poi qua facciamo il giro del mondo per andare a fare la linea, che tecnicamente se lui fosse partito al galoppo sarebbe stata da tre tempi, mi ricordo che la mia istruttrice mi aveva detto. Ragazzi, sapete che se questa la facevamo appena più corta, tempi da pony, quindi corti, diventava una gabbia, quindi se avessi montato un cavallo avrei fatto la mia prima gabbia. Qua, unico salto venuto al galoppo, anche una distanza abbastanza buona,
incredibile. Qua ho cercato di farlo avanzare perché volevo farmi pure il 6 al galoppo. E niente, e questo è il 6. Allora, proseguiamo con un video della Fanfan, questa poi da cui sono caduta innumerevoli volte. Questo era tipo un mini saltino, sempre alto 30 cm, perché è l'unico video di salto che ho con lei. Di quanto era carina con questi piccoli passetti. Ok, scavalcato. Dovevo partire nell'angolo. In realtà ne ho fatti due, solamente che il primo l'ha saltato malissimo. E quindi ho scelto questo. Allora, questo è un minuto della mia prima lezione con Astri. Qua niente, stavamo trottando. E Dantara, la mia migliore amica, seduta nell'angolo. E trotto. Aumentiamo il trotto. Tentata partenza. Eccoci. Povera Astri. Non ero in grado di stare sollevata, questi gomiti si aprono così. Galoppava molto più forte rispetto ad adesso, infatti era anche da tenere. Questo è lontano, lontanissimo, 2017. Ammettete che sono... non andava negli angoli, facevo una fatica. Però non è che c'è la bambina sulla scala, e tu quella là, trotto. Questa qua ci ho preso uno screen bellissimo. Guarda che carina ora. Sempre lo stesso giorno di uno dei primi video, insomma. Galoppo. Guarda che carina. Mano destra. Penso fosse appena dopo. Ok, proseguiamo. Sempre questo bel galoppino. Queste criniere. Qua. Ah no, faccio un altro giro prima. Mia istruttrice che prepara l'esercizio infernale. Oh. Si è messa al trotto. Ups. Partiamo. Tralasciamo questa partenza. Girato malissimo. Qua. Non so perché, mi piaceva un sacco questo suo modo di saltare. Avevo fatto un sacco di screen video. Sempre io che combatto per farla partire al galoppo. Girato un po' meglio. Oh! E questo è un fail unico. Ok, nuovo percorso. Verticale. Vedete che c'era sempre quell'oxer lì, usavano solo quello. E anche nel percorso che abbiamo fatto in sociale, solo un oxer. Verticalino, dai bene. Anche queste penso fossero 60, era alto come l'altro. Pure questo, qua è arrivata un po' corta, la faccio ripartire. Ma va bene. Si è fermata al trotto, bene, storte. Si spostava sempre a destra, buttiamo giù la barriera. Poi usciamo, dritte, dritte. E l'ultimo è venuto bene. Brava Nocci. Allora, andiamo, questo sempre fosse un primo doppia cappio, proprio così, piccolissimo ovviamente. Uno, avviciniamo bene, due, bene, tre. E
Andiamo avanti con il mio primo galoppo. Allora, trotto. Ce la facciamo partire. Yes. E basta. Questo è il campo piccolo fuori. Ho davvero pochissime clip. Le foto che vedrete nel prossimo video. Non vi faccio spoiler. E questo video. Per il resto tutto nel campo dentro. Sono andata una volta anche nel campo grande fuori, che è quello di fianco, dove sono cascata con la Scarlett. E niente. Vedete, Stefani partiva da ferma al galoppo, che è quello lì. Lì si vede una siepe, è quello grosso. E niente. Poi ogni volta alla fine mi faceva battere il 5. Meraviglioso. Guardate che carina la scila. Bellissima pony. Allora, adesso reaccio all'immagine che avete visto in copertina. La pensate che pareggio di salto. Nocciola che mi trascina. Sempre delicata. Ci mettiamo dritte, la spingo e lei rimette i piedi. Adesso invece ragiono il percorso completo. Galoppo. E dai. Sempre lei che mi trascina. Io questa volta mi allargo un po' di più. Mi allargo. Rana. Ok, e ce la facciamo. Applaudi. Vabbè. 2. Verticalino. Bene. Linea. 3. Bene. Dai. Ecco, il 4 è abbastanza grosso. E precessa. Poi non qua mi dovevo allargare un po' di più. Ma vabbè, infatti adesso faccio tutto un bel giro largo. Questo è venuto molto bene. Distanza proprio buona. Qua giro troppo presto e non riusciamo ad andarci, perché al trotto non sarebbe riuscita a saltare un verticale. Perciò galoppo per anche un'altra follina. Anche dalla mia mi la scherzo 64.000 volte. Io questo video l'ho già guardato, quindi so come va a finire. Secondo scarto. Andiamo avanti. Dai, no. So che ce la faremo. In qualche modo. Vedete che andavo un sacco di gambe. Tralasciate come montavo. Questo male solo per me. Ok, qui. Pianino. E saltiamo. Per un ultimo. E poi